Michael Zanni tra i protagonisti di questa vittoria contro la Matera Domini Castellana Grotte, due ace da parte tua in momenti difficili e caldi del match e tre punti belli grazie a questo successo contro i pugliesi. Sì, è stata una partita molto combattuta, sapevamo che dovevamo lottare fin dall'inizio, ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto molto bene secondo me, abbiamo raggiunto questi tre punti che sono fondamentali per la nostra, diciamo, scalata. Fondamentale anche perché appunto venite da una sconfitta 3-2 un po', diciamo, un po' rocambolesca, però tre punti importanti oggi a Siena, si riparte anche con le sconfitte tra l'altro di Ortona e Brescia, quindi adesso la classifica è veramente, siamo lì. Sì, la classifica si è accorciata, un po' di fortuna e anche bravura nostra in questa partita, speriamo bene nelle prossime partite. Mike, lo avevamo detto in settimana che la classifica era bugiarda perché la Mater Domini ha valori superiori a quello che diceva e che dice la classifica, lo si è visto anche oggi perché hanno tirato fuori una prestazione assolutamente gagliarda. Esatto, sapevamo che avevano giocatori molto esperti, che avevano militato anche in categoria superiore e sapevamo che questa esperienza dovevamo riuscirla a combattere e ci siamo riusciti, abbiamo fatto una bella partita. Cosa è successo? Sembravate avere la partita in mano e poi invece loro... Nel terzo set comunque c'è sempre un'altra squadra di là, e hanno giocato bene, noi abbiamo commesso qualche errore di troppo, però alla fine è il gioco della pallavolo. Mike, raccontaci l'emozione personale, perché si entra a freddo, vabbè siete riscaldati, però insomma non siete nel match, vai in battuta e riesci a fare ottime cose come hai fatto quest'oggi. È una bella emozione, noi diciamo riserve, lavoriamo tantissimo in palestra per questi momenti e questa volta è andata bene, io proverò sempre di più a essere presente, a farmi trovare presente per fare certe cose.